L'ombra dell'astensione pesa sulle elezioni presidenziali iraniane. Le urne sono aperte, ma si prevede una bassa affluenza perché molti elettori e politici hanno annunciato l'intenzione di boicottare il voto a causa delle opzioni limitate di candidati, dell'insoddisfazione per la gestione dell'economia e della pandemia di Covid-19 da parte del governo, oltre che per lo stato repressivo. La guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, dal seggio nel quale ha votato, ha invitato gli elettori a recarsi alle urne. Ogni voto conta, venite a votare per scegliere il vostro presidente, è importante per il futuro del vostro paese, ha detto. Il favorito a succedere ad Hassan Rouhani è il protetto dell'Ayatollah, il numero uno della giustizia iraniana, Ebrahim Raisi, che tra i sei candidati in lizza ha un unico serio sfidante nell'ex governatore della banca centrale, il moderato Abdel Nasser Emmati. Quest'anno il Consiglio dei Guardiani iraniano ha permesso solo a sette candidati su quasi 600 iscritti di candidarsi, bocciando personalità come il vicepresidente Esak Jahangiri e l'ex presidente del Parlamento Ali Larijani, considerato il principale sfidante moderato di Raisi. 2 giorni fa si è ritirato Mohsen Mehralizadeh, l'unico candidato considerato veramente moderato. Ebrahim Raisi, il favorito, è un religioso fondamentalista che ha corso contro Rouhani nel 2017. È noto per il suo coinvolgimento in un comitato nel 1988 che ha condannato a morte migliaia di dissidenti e militanti dopo la guerra Iran-Iraq. Ha stretti legami con il potente corpo dei guardiani della rivoluzione islamica.